Mi è arrivato un pacco da Temu. Ah no, questo è il gatto. Vabbè, ciao Leo. Dicevo, un pacco da Temu. Oggi lo apriremo insieme. E ciao a tutti ragazzi, io sono Stella e Leo non ve lo posso far vedere perché sta giocando con le puntine del mio compasso. Perfetto. E quindi apriremo questo pacco da Temu. Che in realtà io non so cosa ci sia dentro perché l'ordine l'ha fatto mia nonna senza proprio che io sapessi praticamente niente. So solo che in questo pacco ci dovrebbero essere delle cover, forse, non lo so, vabbè. Comunque, spacchettiamo. Iniziamo da, raga, ho visto una cosa bellissima. Questa borraccia, raga, io. Oh, Nora, ma volevo troppo questa, che praticamente ti stimola un pochino a bere. Ogni volta che bevi ti viene una frase e in base a poi quanto avrai bevuto la giornata saprai se è andata bene oppure hai bevuto poco. Comunque, direi di spacchettarla perché secondo me, raga, è bellissima. Ok, raga, vi ho ritagliato un pochino la parte in cui l'aprivo perché veniva un casino assurdo e comunque si presenta così, raga. È bellissima e cioè adoro, raga. Questa me la porterò sempre a scuola sperando non succeda come l'anno scorso che i miei compagni me l'hanno rotta dai rap. Cioè non è rotta adesso, però è un pochino graffiata. Comunque vabbè, dettagli ragazzi, questo non c'entrava e niente, proseguiamo, raga. Cioè è troppo bella, ok? Continuo a dire è troppo bella perché sono troppo contenta e non me l'aspettavo. Poi ok, raga, forse questo non dovevo farlo vedere. No, scherzo, la facciamo vedere perché è molto cute, è una paletta per pulire i bisogni del vostro gatto, per non dire altro. Leola, smetti di fare casino, sei anti-estetic. Vabbè, e vabbè, anche questa cosa è anti-estetic. Però, raga, carinissima! Cioè, io all'inizio, prima di prenderlo, pensavo fosse una spazzola. No, ah, oh my god, no, raga, bellissima, vi giuro. Cioè. Poi, essendo che Leo fa tanta cacca. Cioè, no, non volevo dirlo, scusatemi. Ok, proseguiamo con questa cosa. Cos'è? No, scusate. Ok. Dual Marker. L'ho aperto. È un astuccio. Ok. Scusate per il mio video anti-estetic, però. L'ho fatto sinceramente un pochino a caso. E. Sa perché della borraccia, vabbè, comunque è gigante, raga, e penso che potrei usarlo per arte questo. Cioè, questo, raga, secondo me è perfetto. Visto che la nostra prof di arte crede che noi abbiamo 50 miliardi di pennarelli matite. È gigantesco, non so se si nota, ma in proporzione al mio corpo, cioè, vedete? E poi, vabbè, qua, raga. Ha una taschina dove magari, non lo so, ci posso mettere il righello o qualcosa comunque di molto sottile. E niente, mi piace molto perché secondo me per arte può essere super super utile. Magari non proprio da portare a scuola per tutte le materie, visto che appunto è solo per le matite. O meglio, non so se ci potrebbe stare anche il temperino e tutta l'altra roba. E proseguiamo con. Io raga pesco a caso perché non so cosa c'è, ok? Un altro astuccio, raga, ma io non me l'aspettavo sta roba veramente, io pensavo che ci fossero praticamente solo cover. Vabbè, è lilla e c'è scritto special qua, molto basic ed è bellissima, raga. Se riesco a non sporcarlo potrebbe a fine anno essere sempre decente. Yeah! Vabbè, raga, bellissimo, va bene. Questa è la prima tasca, ha tre tasche, cioè io penso che sia super, super capiente perché comunque appunto vedete che ha tre tasche e in questa inoltre ne ha altre 1, 2, 3, 4. Quindi qua magari ci metto le gomme, il temperino, svariate penne e qua magari delle matite in particolare oppure appunto qua le penne e qua qualcos'altro che adesso non so, magari evidenziatori. Comunque raga, veramente bello. Ok, abbiamo. Oddio! No, è quello che sto pensando. Allora, raga, io so che sono più eccitata per le cose per il mio gatto che per le mie cose, ma questa è una spazzola kitty
che io volevo da tantissimo dopo quella a vapore, perché la ce n'è una a vapore che vabbè diventerebbe pelato il mio gatto con quella, quindi è meglio di no in realtà, che semplicemente, cioè vedete, fa così e ti toglie i peli che tu hai preso, visto che adesso abbiamo la spazzola che è cioè prende i peli, ok, però non riesce mai a toglierli, ok, quindi questa secondo me è perfetta perché vedete escono da soli praticamente. Dovete sapere che il mio gatto di razza è Ragdoll, come magari qualcuno avrà intuito, e perde un botto di peli, come alcuni sapranno, perché è proprio una razza che è super pelosa. Quindi, secondo me, questa cosa è molto utile. Poi mi sta passando le cose mia mamma, raga, perché sennò ogni volta devo prendere il sacchetto. Uno straccio, va bene? Ok, raga. Non è uno straccio. Ah, scusatemi! No, pensavo fosse uno straccio, cioè, voi vedete una cosa così, dite, è uno straccio, no? È un turbante, no? Che bello! Questo è l'asciugamano per fare il turbante. Ah, che fastidio! Vabbè, ok, no, è bellissimo comunque, raga. E qua c'è a forma di orsetto un pezzettino di legno dove tu poi, ovviamente, perché hai i capelli lunghi, lo saprà, deve attaccarci il filetto per raccogliere i capelli fino a qua. Vabbè, un turbante, raga, non è niente di che, però, raga, è troppo bello. Cioè, guardate qua le fantasie con la stella cadente, tutto l'arcobaleno. Vabbè, bellissimo, raga. Io vado pazza per queste cose, visto che io ogni volta che mi faccio il turbante poi si srotola da solo. Quindi, io, raga, vivo col turbante, quindi va bene. La prima cover, ok, raga, perché ho visto che ce ne sono altre dentro, se non mi sbaglio. Ok, è trasparente, semplicissima questa. Adesso, raga, che tra l'altro non so se volete saperlo, non so se metterò questa clip, però lo schermo del mio telefono si è rotto, quindi adesso è inutilizzabile. Bene, mi sono arrivate le cover e il mio telefono si è rotto. Cercherò di ripararlo, anche perché abbiamo preso tante cover. O meglio, io non lo so, però ho visto dentro il sacchetto, quindi vabbè, la prima trasparente. Se mi puoi passare altre cover. Un'altra. Che bella, mi giuro, sto male. Un'altra cover. Raga, io adoro le cover, che adesso se riesco ve la apro. Non la apro, scusatemi, perché sennò faccio i danni. E adoro le cover che sono qua fatte a ondina, diciamo, vedete, sono ondulate, vabbè, avete capito, bianca con i cuoricini, e mi piace veramente tantissimo. Ne avevo vista una simile su Amazon che volevo troppo, quindi va benissimo anche questa. Altra cover bellissima, nera con i fiorellini, è stupenda anche questa. Poi sarà che io mi piacciono tantissimo le cover fatte così, molto basic, però molto belle. Ultima cosina, raga. Una calcolatrice, devo aprirla, raga, perché questa ve la apro. E boh, non so come funzioni, però vabbè. Erosia! Amior. Pensavo fosse nera. No, che bello. Vabbè, no. Ma cos'è, un telefono, raga? Ma cos'è, un telefono? In che senso? C'è l'Apple Pencil qui. No, raga, non ci sto capendo niente, scusate. Allora, questa è una calcolatrice, semplicemente. Vedete? Calcolatrice. E qua la lavagnetta con questa penna che pensavamo che non ci avessero spedito, invece qua, con la quale tu disegni qua. Non è che disegni, fai le operazioni. Tipo. Vedete? Molto semplicemente. E niente. Quindi, vabbè, bellissimo. Ok, no, raga, veramente bello. Vabbè, comunque, il mio haul si conclude qua. C'era tanta roba, cioè me ne sarei aspettata molta di meno. E niente, fatemi sapere qual è la cosa che vi è piaciuta di più. E scusate ancora perché non ho fatto un video molto estetico, cioè tra io che prendo la roba, io che penso che non mi hanno spedito le cose, io che non riesco ad aprire in generale niente. La mia cosa preferita è o la borraccia, o la cover, no, tutto, raga, che ho scritto tantissimo. Ciao!